sul serio, si parte. Campbell vuole la profondità. Joe Campbell è un'autentica mina vagante in area di rigore. Poli la gioca lunga. Passaggio intercettato. Van Ginkel costringe l'avversario al fallo. E arriva subito il primo cartellino giallo della gara. L'area di rigore, nessuno è riuscito ad arrivare. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. C'era quasi, ma poi qualcosa è andato storto. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Enrique, Jorginho, Poli, avanza ma è da solo, c'è il cross, sale in cielo per il colpo di testa. La Juventus ha sprecato una grande occasione. Poli. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Poli. Occasione per il contropiede. Occhio che prova! Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Van Ginkel. Poli. Prova il filtrante. Può cercare il taglio in mezzo. Deve buttare dentro un cross. Pericolo. Passaggio in avanti. Occhio al lancio lungo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Jorginho. A saltare il centrocampo. Poli. Jorginho. Prova il filtrante. Un gol incredibile, ma come gli è venuto? Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Van Ginkel. Enrique. Jorginho. Poli. Prova la soluzione in profondità. Pallone in avanti. Joe Campbell. Occasione! Ci prova. Non corre rischi e allontana il pallone. Cerca ancora una palla profonda.
ancora. Willian. Bel numero 2. La Juventus ha sprecato una grande occasione. Ottimo dribbling. Jorginho. Enrique. Van Ginkel. Jorginho. Menes. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Tiro davvero da dimenticare. Un'iniziativa molto interessante che ha creato qualche grattacapo al portiere. Jorginho. Enrique. Jorginho. William. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. Poli. Jorginho. William. Palla in profondità. Provano a partire in velocità. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. William. Ci prova. Tiro da dimenticare. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Van Ginkel. Jorginho. Difficile fare la partita se non hai il possesso della palla. Devono fare più pressing, specialmente le linee avanzate. Devono collaborare con il resto della squadra se vogliono recuperare il pallone. Fallosa, nessun dubbio. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Enrique. Enrique. Van Ginkel. Poli. Enrique. Jorginho. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Occasione da rete. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol.
Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Palla profonda a cercare lo spazio. Spazza via, libera l'area. Il portiere la stava combinando grossa. Prova il cambio di gioco. Buon cambio di gioco. Passaggio in avanti. E trova il compagno. Ecco che va di testa. Sono andati veramente vicini al pareggio. Beh, tutti possono sbagliare. Qui secondo me si è fatto sopraffare dalla tensione. Si alza la bandierina, fuori gioco. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai? Ormai questa è la loro ultima possibilità di combinare qualcosa. Questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Il portiere ha pagato veramente un errore clamoroso. È stato bravo a crederci. La palla gli è praticamente arrivata sui piedi. Non poteva sbagliare da lì. E ha avuto subito un grande impatto sul corpo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. 2-0. Spinta del difensore. Pericolo! Attenzione! Intanto il tempo passa. Il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. Quattro minuti di recupero. Van Ginkel. Enrique. Palla giocata in profondità. Occhio! Prova ancora! Di nuovo sul palo incredibile! Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Dopo questa sconfitta c'è poco da dire, hanno una sola strada, vincere e vincere bene, con una grande partita in casa. Una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol. Entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari.